Salve a tutti ragazzi, qui è la vostra Scarda e ragazzi sono troppo felice perché Manolas è un nuovo giocatore del Napoli ragazzi, mamma mia. E a me piace un botto come difensore, ma soprattutto c'è la coppia difensiva Manolas-Koulibaly. Ce la giochiamo con De Ligt e Chiellini e Skriniar, De Vrij, Godin, come cazzo vogliono loro. Non me ne fotte, ma ragazzi, cioè Manolas è un giocatore spettacolare, ci abbiamo messo un sacco di tempo per prendere, per ufficializzare l'acquisto, però finalmente ieri sera è arrivata l'ufficialità e noi napoletani diciamo non siamo abituati a questo genere di acquisto, perciò la nostra felicità è incontenibile perché comunque il mercato di Napoli è stato sempre prendere giocatori forti, medio alti, roba del genere, e Manolas penso che è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni. Dunque, parlando invece dell'offerta, c'è stato un casino per pagare la clausola. Alla fine siamo riusciti a fare l'affare dandogli Diawara. Devo dire la verità, tra tutti i giocatori che potevamo dare del Napoli, Diawara, dopo Mario Rui e Isai, perché Mario Rui e Isai li manderei a calci in culo nella squadra che vogliono giocare per la stagione di merda che hanno fatto. E mo non voglio parlare, continuare a parlare di questo perché altrimenti verrebbe un video solo per questo, perché hanno fatto una stagione ridicola. Diawara era il migliore perché comunque abbiamo. Diawara mi dispiace, ovviamente abbiamo ricordi bellissimi di Diawara, quella bellissima partita che ha fatto contro il Real Madrid al Bernabéu, il rigore che ha segnato contro il City all'Etihad. Ma soprattutto ragazzi, quella che ha fatto al 90esimo contro Chievo, ma di che parliamo? L'emozione che ci regalò questo ragazzo. Comunque un giocatore assolutamente un giovane da non sottovalutare. E però quest'anno non ha reso bene con Ancelotti e quindi è giusto che se ne vada alla Roma. Gli auguro il meglio. Soprattutto se per Diawara poi facciamo venire un giocatore di grosso calibro come Manolas. Cioè ragazzi, ma Manolas e Koulibaly no. Sono due Ferrari, ma noi non prendiamo un cazzo di contropiede noi. Cioè, noi calcio d'angolo, mettete caso, calcio d'angolo, la squadra riparte in contropiede, Koulibaly e Manolas erano pronti per segnare di testa, la squadra riparte in contropiede, noi, loro subito, scusa, loro subito, cioè in un secondo si ritrovano nella nostra area e recuperano. Sono due difensori che fanno ottime chiusure. Sono entrambi esplosivi, aggressivi, amanti del rischio. Manolas, ho visto alcune giocate di Manolas, è amante del rischio e devo dire che questa cosa magari ci farà prendere qualche spavento, però è anche molto positiva perché a volte rischiando viene una giocata ottima. E quindi comunque c'è, Koulibaly è anche simile. Il problema è che se n'è andato al Biol e Manolas è un giocatore diverso dal Biol, però secondo me più forte. È più forte assolutamente e quindi ci siamo rinforzati. Di solito quando se ne andava un giocatore, noi siamo abituati che se ne va Higuain e viene Milik, con tutto rispetto per Milik, ma Higuain cioè, era più forte. Invece adesso se è andato al Biol e abbiamo preso un giocatore più forte, Manolas. Quindi non possiamo essere non felici, assolutamente. Sono gasato a 1000 per questo acquisto. Adesso dobbiamo continuare bene. E sappiamo tutti di chi sto parlando, di Ames. Speriamo bene che questo acquisto andrà a buon fine. Ovviamente non voglio gufare e non voglio dire che verrà, non lo so, perché è ancora tutto in bilico. E quindi comunque, ritornando nel discorso di Manolas, Koulibaly, Manolas, cioè ragazzi, che parliamo a fare? Cioè, sono forti pure di testa, quindi cioè secondo me sono una coppia. Manolas era abituato a giocare con Fazio, cioè, sinceramente, con tutto il rispetto per Fazio, mi è sfottuto anche dai romanisti, quindi cioè Manolas passando da Fazio a Koulibaly, penso che migliorerà un sacco, si troverà molto meglio, quindi forza ragazzi. Dunque, vi volevo annunciare che questo era il mio primo video sul mio canale. E per come avete capito, quindi parlerò del Napoli, delle notizie di mercato, degli sfoghi che spero che non sarà necessario farli, oppure anche delle live reaction che poi arriveranno, ci vorrà un pochino di tempo, però arriveranno, non penso alle prime partite. E quindi, essendo il mio primo video, mettete like, iscrivetevi al canale. E soprattutto, ragazzi, condividete, spargete il video a tutti i vostri amici e fatemi conoscere. Un saluto a tutti, dalla Scarda.